Volevano uccidere uno dei carabinieri che indagava sul clan Puca, quello retto da Pasquale Puca, detto minorenne, nemico giurato di Francesco Verde, detto Onegus, capo dell'omonimo clan. Lo hanno accertato i magistrati della direzione distrettuale antimafia di Napoli nel corso di una lunga indagine che poche ore fa ha consentito di arrestare otto persone tra capi ed elementi di spicco del clan Puca di Sant'Antimo. Il Blitz è stato portato a termine dai carabinieri di Castello di Cisterna che hanno eseguito le otto ordinanze di custodia in carcere per associazioni di tipo mafioso, omicidio, estorsioni, armi e droga. Nel corso delle indagini militari hanno identificato, come detto, gli autori dell'omicidio di Francesco Verde detto Negus e del ferimento di Mario Verde o tipografo. Il sodalizio criminale che operava tra Sant'Antimo Casandrino e Grumonevano aveva anche preparato un piano per uccidere un militare che partecipava alle indagini. Nel corso dell'operazione sono state rinvenute e sequestrate tre mitragliatrici, sette pistole semiautomatiche e munizioni, scoperte estorsioni anche ai danni di un panificio e di un imprenditore, il clan gestiva direttamente diverse attività commerciali e il rinvestimento dei capitali illeciti accumulati anche mediante la fornitura di consistenti partite di droga a gruppi camorristici attivi nel capoluogo campano e nell'area a nord della città.